Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi non è venerdì, ma di lunedì, come i video più esotici del canale, così come esotica questa promo, andiamo ad analizzare quelle che sono le carte ghiaccio dell'evento Fuoco e Ghiaccio, per l'appunto iniziato venerdì. Anche oggi non c'è stato quell'upgrade di stelle skill e di piede debole che ci aspettavamo in sede di presentazione di questa promo, quindi secondo me è venuto a mancare un po' il reale potenziale che questa nuova incredibile serie di carte speciali poteva avere su Foot. Però comunque alcuni giocatori simpatici si sono. Andiamo ad analizzare quindi le nuove carte e in più anche la sfida di Mertens che è uscita stasera. Eccoci dunque con il primo giocatore, che è Rashford in versione per l'appunto Freeze. Giocatore che rispetto alla versione fuoco rimane sempre 5-3, per cui 5 di skill e 3 di piede debole per lui. Me lo sarei aspettato magari 4-4, ma un po' per bilanciare, un po' per dare novità, freschezza. In realtà, se noi andiamo a guardare infatti la carta fuoco, quello che differisce tra le due versioni è semplicemente un più 3 di fisico che viene dato alla carta ghiaccio e un meno 3 che appunto viene dato per compensare l'aumento nell'altra statistica. Quindi questo vuol dire che Rashford ha più 3 di forza, più 4 di stamina, più 2 di salto e più 2 di aggressività, mentre va a perdere tutta una serie di valori molto più interessanti, addirittura 3 di agilità, 2 di equilibrio, 3 di reaction, 3 di ball control, 3 di dribbling e 3 di composure, di freddezza. Quindi a mio modesto modo di vedere non trovo un grandissimo senso alla versione ghiaccio, rimane la versione fuoco l'unica utilizzabile qualora voi vogliate prendere Marcus, però da esterno e non da punta, visto che col treppiede debole rischia di combinarvela grossa là davanti. Giocatore che invece è stato migliorato è Gabriel Jesus, e vi dico è stato migliorato perché quel 4-4 paradossalmente potrebbe essere anche meglio del 5-3, perché se andiamo ad analizzare le carte rispetto alla versione fuoco abbiamo un meno 4 di velocità a dispetto di un più 4 di tiro, e questo si traduce in un 94 di finalizzazione e un 92 di potenza tiro tra le varie cose, tanto la carta rimane comunque velocissima con 92 di accelerazione e 87 di velocità scatto. Per questo motivo vi dico il 4 di piede debole di Gabriel Jesus potrebbe risultare molto più utile ai fini di un suo schieramento magari da punta rispetto al 5 di skill, che sì è vero, però far ritenere questo Jesus un monopiede in quell'altra versione, oltre che il prezzo è veramente spropositato per la versione fuoco al momento. Quindi questo Jesus ghiaccio, occhio, perché secondo me da punta potrebbe essere utilizzato alla Beyeder e quindi essere anche più interessante della versione con 5 di skill ma 3 di piede debole. Un altro giocatore molto interessante che ha ricevuto un bel upgrade è Claude Maurice, perché a dispetto di 5 punti di fisico prende un più 5 in difesa. Quindi è vero che perde 5 punti di stamina, 5 punti di forza e 5 punti di aggressività, però ne va a guadagnare in 5 punti di intercetto, 5 punti di mentalità difensiva e ottime stats di contrasto e scivolata. E per questo motivo andiamo qua ad avere un giocatore che è molto molto più interessante, anche se noi lo vogliamo schierare magari da CC in un 4-4-2 o in un 4-2-3-1. Veramente a tutto tondo il buon Claudio Maurizio, che qualora vogliate schierarlo a questo punto anche magari come terzino, ma avete chiesto durante le live sulla piattaforma Viola, potrebbe avere il suo perché, visto questo spiccato aumento difensivo che ha avuto promosso, secondo me, l'upgrade in questo caso. Passiamo a Nico Schulz, che rispetto alla sua versione precedente fuoco riceve un più 4 di dribbling a dispetto di un meno 6, scusatemi, di passaggio. Beh, onestamente non è che questo aumento di dribbling, insomma, lo renda chissà che giocatore, perché da terzino andava già bene così e anzi molto meglio avere un passaggio interessante su un terzino del genere piuttosto che, insomma, averlo più agile palla al piede, perché comunque parliamo di un giocatore di 1,81 con 86 di forza, che quindi risulta abbastanza pesante, peraltro con un body type anche abbastanza importante. Quindi onestamente tra i due continuo a preferire la versione fuoco di Nico Schulz.
Un altro terzino sempre di Bundesliga è Kevin Babu, che rispetto alla versione fuoco ha avuto un più 9 di passaggio a dispetto di un meno 5 in difesa. E anche qua parliamo di un upgrade comunque abbastanza interessante, perché le stats difensive rimangono notevoli, però si va a dare una toppa un po' al problema dei passaggi che aveva questo Babu. Però avendo comunque bene a mente che fondamentalmente deve andare a difendere un giocatore di questo tipo, insomma... il decremento statistico a favore di un 84 di corto e un 80 di passaggio lungo alla fine si sente, ma non si sente neanche così tanto. Per questo motivo io vi sconsiglio la versione ghiaccio, mentre vi rimando alla versione fuoco qualora voi abbiate bisogno di un Babu terzino nella vostra squadra. Andando in Serie A abbiamo Roberto Pereira, che si becca un più 4 di difesa a dispetto di un meno 4 di tiro, e anche in questo caso abbiamo un aumento statistico che secondo me non ha un grandissimo senso, perché se noi andiamo a guardare le statistiche in realtà abbiamo comunque ancora un 70 di mentalità difensivo, che è molto poco, e abbiamo un 79 di intercettazioni, che è vero, sì, è buono, però comunque abbinato a quella mentalità difensiva lì e a 74 di aggressività non rendono per niente difensivo questo Pereira, che secondo me rimane comunque più valido nella sua versione fuoco, con più tiro, magari da mezzala, con uno spiccato, insomma, senso del dovere offensivo, piuttosto che a compiti difensivi, perché insomma le statistiche parlano abbastanza chiaro, e in più è anche un giocatore che ha un work rate molto interessante sotto questo punto di vista qui. Quindi è vero che magari nella versione fuoco non difende benissimo, però compensa il tutto con una, insomma, dote offensiva di livello. Quindi secondo me Pereira rimane migliore nella sua versione fire. Così come non mi viene da dire probabilmente la stessa cosa per Joe Gomez, che prende un più 2 di difesa a dispetto di un meno 2 di fisico. Meno 2 di fisico che in realtà è semplicemente un meno 2 in forza e meno 2 di aggressività, mentre riusciamo ad arrivare nella versione ghiaccio addirittura ad 89 di mentalità difensiva e a 90 di intercettazione. Quindi la carta diviene ancora più probabilmente automatica. Non c'è questa grandissima differenza tra le due versioni, quella ghiaccio e quella fuoco. Mi sento di dire prendete quella che costa meno, perché si andranno a fare probabilmente concorrenza tra di loro con questo piccolo cambio difensivo, però onesto, il giocatore era valido nella sua versione fuoco, rimane assolutamente valido anche nella sua versione ghiaccio. Passiamo ad Adama Traoré, che nella sua versione ghiaccio non guadagna nulla per quanto riguarda il piede debole, mentre guadagna un più 8 di tiro a dispetto di un meno 10 di passaggio. Anche qua il ragionamento è abbastanza lo stesso fatto per gli altri giocatori che giocano sull'esterno. Essendo un giocatore che comunque fa fatica ad arrivare all'interno dell'area di rigore, e in più ha anche 83 di finalizzazione, quindi anche con l'upgrade non è che così devastante sotto porta, secondo me è molto più interessante la versione Fire, che ha un 88 di passaggio corto e addirittura un 23 di lungo, cosa che l'esterno si ritrova molto 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 spesso a fare, ovvero quello di cercare di rifinire per i compagni e servirli all'interno dell'area di rigore. Quindi bocciata la versione ghiaccio e promossa la versione fuoco anche in questo caso. Per quanto riguarda Correa, anche qua occasione persa, perché rimane 4-4, prende un più 3 di velocità a dispetto di un più 3 di, a un meno 3 di tiro. Onestamente il giocatore era già veloce prima, io credo che anche qua specularità tra le due carte, sono entrambe validissime. Se andando a fare concorrenza tra di loro prenderei quella che costa meno, perché insomma non è che sia cambiato granché. Per quanto riguarda Valverde invece, qua abbiamo anche un cambio di stelle skill, perché mentre questo era 4-4, la versione ghiaccio diventa 3-5, quindi 5 di piede debole, e potrebbe essere molto utile, perché il 5 piede debole sapete quanto sia appunto fondamentale al centrocampo rispetto alla stella skill, che invece poco importa, ci permette di poter magari fare dei passaggi col piede debole che sarebbero stati sbagliati, anche se comunque l'altra versione è a 4. E qui in più guadagna un più 4 di passaggio a dispetto di un meno 4 di difesa. Onestamente le statistiche rimangono ancora notevoli, onestamente il passaggio era già buono prima, diventa fenomenale adesso. Anche qua le due versioni si vanno a fare un po' di concorrenza tra di loro. Mi sento di dirvi che preferisco probabilmente la versione fuoco, perché è un po' più bilanciata rispetto a questa versione ghiaccio, che pecca lievemente
con questo downgrade di difesa a dispetto di un aumento spropositato in passaggio. Andiamo a vedere Koundé, che rispetto alla versione fuoco prende un più 5 di fisico a dispetto di un meno 6 di dribbling, e anche qua andiamo a guadagnare dei punti interessanti in aggressività e forza a dispetto di punti di agilità eccetera, e comunque per un difensore è vero che sono utili in particolare con l'L2, ma già prima erano validi e lo sono anche ora. 75 è un attributo fondamentale, reactions 90 è perfetto, quindi voglio dire, comunque parliamo di una carta che il suo già lo fa anche così. Di conseguenza, anche qua si andano a fare concorrenza un po' tra di loro, probabilmente tra le due versioni sceglierei comunque la versione ghiaccio uscita oggi, perché questo punto di aggressività e di forza secondo me si vanno a sentire, soprattutto per quanto riguarda il discorso automatismi della carta. Chiudiamo con il main event, ovvero il Dries Mertens nella sua versione fuoco e nella sua versione ghiaccio. Anche qua occasione persa, perché innanzitutto l'aumento statistico dalla versione base secondo me è veramente irrisorio, e in più è 4-4, non è stato fatto quel cambio stelle skill e piede debole che era avvenuto anche per Pulisic, quindi grosso punto di domanda su come è stato gestito Mertens. E mi viene da dire che tra le due versioni, con questa che ha 3 punti di tiro in più rispetto a un più 4 di passaggio, preferisco di gran lungo quella di tiro, che ha 85 di potenza e 89 di finalizzazione, perché questo Mertens secondo me è l'anello mancante in una Serie A come punta. Io lo andrei a utilizzare lì, non lo andrei a utilizzare come esterno alla Messi, visto che il body type è lo stesso e visto che in Serie A di esterni buoni ce ne sono mentre manca una punta. Questo brevilinio alla Bay Header può essere tranquillamente utilizzato sia da prima che da seconda punta, e quindi secondo me tanta roba, ma ripeto, la versione fuoco. Quindi ragazzoni, per quanto riguarda questo video analisi è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ripeto, secondo me grande occasione persa questa promo, sfruttata molto male. Noi ci vediamo domani mattina in live sulla piattaforma Viola. In descrizione trovate il link e in più tutti i miei partners. Un saluto dal vostro Liberoschi. Ciao.